E accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, è nullo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fatto discendere da due condanne penali per vendita di prodotti in violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore. Nel quadro normativo, applicabile al caso di specie, quanto disposto dall'articolo 26,7 bis del decreto legislativo numero 286 del 1998, non comporta l'automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tal caso ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell'istante ed il suo inserimento in Italia.